24 ore in bici sul circuito di Vallelunga, un evento prestigioso nel mondo del ciclismo. Eleonora Fioretti. In bici sulla pista per 24 ore all'autodromo di Vallelunga, i grandi nomi del ciclismo e dello sport si sono ritrovati per la Roma 24 ore, la grande festa della bici creata da Giancarlo Fisichella insieme ad Emiliano Cantagallo. Questa edizione della Roma 24H parla da solo, guardate dietro di me. Sono già quasi tutti pronti, mancano gli altri, ci stiamo preparando qua sull'autodromo di Vallelunga, non vediamo l'ora di iniziare. La 24 ore ciclistica è l'unica gara su strada italiana all'interno di un autodromo internazionale. Mediante team da 8 o con team da 4 o degli inseparabili o solitari, ce ne sono 99, pensate, su 450 iscritti, si sfidano l'uno con l'altro per vedere chi chilometri di più arriva a fare. È una cosa abbastanza originale, io non ho mai fatto 24 ore in bicicletta e per cui questa sarà un'esperienza che, come tutte le cose, è la prima volta nella vita, va fatta anche questa, bellissima l'atmosfera. Tre partecipanti, grandi delle due ruote come Andrea Tafi, Sascha Modolo, Giovanni Visconti, Amedeo Tabini e tanti appassionati della bicicletta, presente anche un team formato da solo donne. Solo donne, 8, però purtroppo due si sono infortunate e siamo solamente 6. Un intero weekend di attività, 24 ore di ciclismo, 24 ore di indoor cycling, mini maratona per i ragazzi e poi buon cibo e musica. Mai arrendersi, tutto è possibile se ci credi veramente.